Buongiorno a tutti. In questo periodo molto particolare di distanziamento sociale ci troviamo a dover far musica in casa. Benvenuti quindi all'ascolto di questo appuntamento di scuola per la conoscenza della musica organistica con un brano che nasce originariamente per pianoforte, la Toccata di Sergei Prokofiev. Per pianoforte, scritta nel 1912 ed eseguita per la prima volta dallo stesso autore nel 1916 a San Pietroburgo. Si tratta di uno dei brani più difficili e più spettacolari della storia della musica per pianoforte. È il cavallo di battaglia di molti pianisti di grido e Jean Guillou, organista, improvvisatore, compositore francese, negli anni 70 ne ha realizzato la trascrizione per organo e è quella che questa sera vi propongo. Quindi tutto quanto verrà detto in questo incontro sarà riferito alla versione per organo, che non differisce per nulla dalla versione pianistica, se non per il fatto di essere adattata con alcune parti portate al pedale in modo tale che possa rendere bene con l'organo anziché col pianoforte. Il brano appartiene a un genere di musica, diciamo così, muscolare, diciamo così, macchinistico. Potrebbe essere definito anche un moto perpetuo. Un brano che, fin dalle sue prime battute, presenta una cellula ritmica motorica costituita da un ribattuto. Sulla nota Re. Nota Re che è anche la tonica di questo brano, scritto nella tonalità di Re minore, anche se vedremo che si discosta moltissimo dalla tonalità tradizionale. Questo ribattuto viene increspato da alcune cellule melodiche o armoniche dissonanti con questo Re. Questa partenza con questo motore inesorabile che continua incessantemente, poi ecco il ribattuto, poi smetterà per poi riprendere, ma rimane in sottofondo anche nel nostro inconscio come qualcosa che continua, che conferisce questa tensione continua a questo pezzo. Sentirete questo brano che non ha praticamente soluzioni di continuità fino alla fine, e riesce a tenere una tensione fortissima da capo a fondo. Potrebbe essere descritto come una serie di ondate sempre più forti che conducono al gran finale. È un artificio sovente utilizzato dai compositori, quello di portare la tensione al massimo grado facendolo però a tappe successive, dal momento che è impossibile tendere un arco per 5-6 minuti. La cosa riesce bene se avviene per ondate che si sovrappongono successivamente. Questo pezzo è costituito da molti motivi, da molte cellule melodico-ritmiche che vengono presentate all'inizio del pezzo e poi vengono riutilizzate in maniera totale o parziale o con variazioni. Quindi c'è questa unità costituita dal ricorrere a cellule ritmiche e melodiche, a motivi ben definiti che ritornano nel corso del pezzo.
Un primo e molto molto adoperato motivo è il seguente. Lo sentiremo molte molte volte. Già in principio del pezzo viene ripetuto una quarta sopra, quattro note sopra. Mentre la mano destra propone questo frammento, la mano sinistra esegue questo. È un motivo cromatico che salta su, giù, allargandosi sempre più. E fa, per così dire, da controsoggetto all'altro motivo, quindi noi sentiamo. Un collegamento con un altro motivo che ritroveremo non molte volte, ma in seguito ritroveremo. Sentiamolo ancora. Accompagnato. Ecco ora un elemento cromatico che comparirà molte, molte, molte volte nel pezzo. Sentiamolo. Ripeto. Per così dire, una scala cromatica, cioè fatta anche con le note nere, che discende. Accompagnata dalla mano sinistra. Ancora il motivo di prima. Ed ecco ritornare il nostro. Questa volta però accompagnato non dal motivo da solo, di una sola voce, ma armonizzato, diciamo così. E accompagnato anche dal pedale. È quanto avveniva prima, però questa volta con più note. Sentiamone l'effetto. Ripetizione, una quarta sopra. La tecnica usata da Prokofiev è quella di ripetere i motivi sempre più in alto sulla tastiera. Le note alte hanno più una frequenza più alta e quindi hanno un'energia maggiore. Quindi il brano così acquista via via sempre maggiore energia. Sentiamo come l'autore adesso fa uso del motivo cromatico di prima, questo, per moto contrario, cioè dal basso salendo, non più discendendo. Quindi il motivo ribaltato diventa. Arricchito però
punteggiato da note aggiunte. Sentiamo l'effetto accompagnato. Ora immediatamente viene proposto discendente. Poi di nuovo ascendente, però più in alto, verso destra. Ora ci troviamo già abbastanza alti con le frequenze sulla tastiera e viene proposto un motivo cromatico che alterna le due mani, questo. Che fa da collegamento, aumenta ancora, diciamo così, la temperatura, accompagnato dal pedale con questo schema. Che non è altro che una riproposizione del ribattuto che già ormai conosciamo. Non serve che lo dica, lo riconosciamo. Sentite come la temperatura si fa gradualmente sempre più alta, c'è questa insistenza di questi motivi collocati uno dietro l'altro senza un attimo di respiro, è veramente qualcosa che toglie il fiato. Ecco ora comparire un'idea nuova. Diciamo così, una prima idea veramente melodica, mentre tutto quello che abbiamo sentito finora era, diciamo, qualche cosa di meccanico, qualche cosa che potrebbe essere quasi più messo nel ruolo di accompagnamento che non di melodia solista. Questa invece, per quanto ci possa apparire strana, è una melodia. Il tutto avviene su un disegno cromatico discendente della mano destra, della mano sinistra, a note doppie. Tutto un lavoro di saliscendi cromatico a terze parallele. E anche il pedale è doppio. Con gran lavoro e gran fatica dell'esecutore. Sentiamo l'effetto. Questo disegno viene presentato più in basso, il collegamento, ed ecco che torna. Situazione che già conosciamo,
sembra quasi il motivo rallentare. Sembra quasi che voglia farci prendere fiato. Ecco ad ora aprirsi una seconda parte che potremmo definire di sviluppo, in cui alcune idee presentate inizialmente vengono rielaborate in forma di fantasia. Ad esempio, il tema che ben conosciamo. Viene proposto in questo modo. Con un canone stretto tra sinistra e destra. Canone, diciamo così, bitonale, nel senso che la mano destra e la mano sinistra suonano su tonalità diverse, dando un'idea di quasi di tridimensionalità. Senza lasciar perdere un momento la tensione, sempre uno collegato all'altro, senza un attimo di respiro. Qui avviene una cosa molto interessante. Al basso viene proposto il tema per aggravamento, cioè con note di lunghezza doppia. Il bello è che questo avviene mentre la mano sinistra esegue il tema nella sua veste originale. Quindi l'effetto è questo. E anche la mano destra è implicata con questo motivo. Sentiamo l'effetto. Sentite con quale insistenza venga proposto questo elemento musicale. Subito, senza perdersi un momento, ecco di nuovo il disegno cromatico. In su e poi in giù. In su e poi in giù. E ancora in su e poi in giù. Il tutto accompagnato da un gran lavoro di pedaliera. Sentiamo l'effetto, mano destra e pedaliera. Con una piccola variazione.
interessante perché vengono, diciamo così, compattate, riunite insieme cellule melodico-ritmiche diverse, sovrapposte in un contrappunto che lascia veramente senza fiato. Qui è bello perché il tema viene come stravolto. Vengono allargati gli intervalli, quindi l'effetto è questo. Riconoscete qui il tema melodico? Col pedale doppio. Ecco il ritorno di una situazione che già conosciamo, quella dell'inizio, col ribattuto. Per una volta mi maggiore. Rallentando scritto, rallentando, ritardando, un ultimo momento di respiro prima del gran finale. Eccolo qui il gran finale. Riconoscerete? Questa volta però non più sull'accordo minore, ma sull'accordo eccedente, cioè un accordo che ha intervalli più larghi, anziché a ottave col... e gran scivolata finale. E si rimane attoniti, senza fiato, di fronte a questa opera giovanile definita dai critici diabolica. Proviamo allora un'esecuzione completa del pezzo. Thank you.
Arrivederci al prossimo incontro.